Eccoci con l'informazione di Hermes TV edizione Marsala in studio Alberto Di Paola. Oggi è martedì 17 febbraio, si festeggia San Flaviano. Apriamo con il nostro Tg con una ricca pagina di cronaca. Ancora un incendio nella notte scuote la città e pone tanti interrogativi agli inquirenti. Questa volta adesso avvolta alle fiamme è stata una Mercedes classe 200 parcheggiata dinanzi all'abitazione del proprietario. Ad avvisare i vigili del fuoco sono stati Stati gli inquilini dell'otto numero 8 delle case popolari a Mabrina, svegliatesi nel cuore della notte per l'esalazione dei fumi che hanno investito gli invisti dell'immobile, rendendo l'aria respirabile all'interno della palazzina. Malgrado il pronto intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno gravemente danneggiato il vano motore, infrando il parabrezza dell'auto e bruciato l'intero abitacolo. Oltre ai pompieri, sono intervenute anche le forze dell'ordine. L'auto risulta essere intestata. Ad un uomo del luogo con precedenti penali, fra cui detenzione di arma da fuoco. Sul posto pare che i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce evidenti di combustibile o altro materiale per innescare le fiamme. La sospetta natura dolosa, comunque l'incendio, ha spinto gli agenti della sezione scientifica del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala di Via Verde per l'appunto ad effettuare alcuni levamenti sull'auto bruciata e nelle zone circostanti il in che ha inghiottito la Mercedes. Saranno vagliate dalla Polizia anche le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nella zona nel tentativo di individuare elementi utili alle indagini. Per il momento non è dato sapere cosa abbia originato l'incendio. Ancora arresti a Marsala, si tratta di una coppia che era specializzata nel furto di alcolici dai carrelli del suo mercato. Il servizio. Arrestati due ladri in trasferta dai carabinieri Petrosino, si tratta di una coppia di stranieri domiciliata ad Alcamo, specializzata nel furto dei liquori ai suoi mercati. I militari della stazione Petrosino hanno tratto in arresto in fragranza il reato Benhamid Mustafa, 23enne, nativo in Germania, pregiudicato, e Nicolette Rossan Bas, 24 anni, romena, pregiudicata. I due soggetti sono stati sorpresi mentre con una borsa appositamente schermata per eludere i congegni elettronici antitaccheggio rubavano bottiglie di cuore all'interno di un supermercato di Petrosino. Il tempestivo intervento dei militari dell'arma consentiva di sorprenderli sul fatto recuperando la merce asportata per un valore di 400 euro che è stata restituita all'Egitto proprietario. Gli stessi, dopo le formalità di rito in caserma, sono comparsi davanti al giudice per il rito direttissimo. Convalidato l'arresto operato dai militari dell'arma, il giovane disponeva che i due soggetti il divieto di dimora nel comune di Petrosino. L'arresto dei due giovani rientra nell'ambito di uno specifico piano di contrasto ai furti messo in piedi dalla Compagnia di Marsala con l'obiettivo di arginare tale fenomeno delittuoso. I carabinieri stanno impiegando pattuglie automontate per vigilare nelle zone più sensibili, come Contrada Mambrina, Sappusi, Via Istria, Via della Regione Siciliana, Strasatti e Via Garibaldi a Petrosino, integrate da pattuglie in borghese, che vigilano negli orari più critici, soprattutto nelle attività commerciali. Ieri Marsala ha voluto tributare l'ultimo saluto al suo concittadino, stiamo parlando del noto commerciante di divani e divani deceduto la scorsa qualche sera dietro nel corso di un incidente stradale avvenuto sull'A29 Palermo Mazzara del Vallo, Liborio Fratelli, conosciuto come Boris Fratelli, 54 anni, eh, commerciante molto conosciuto a Marsala per aver gestito fino a poco tempo fa un negozio di divani all'angolo fra le vie Americo Fazio e Francesco Crispi, si è spento a seguito di un grave incidente. L'uomo stava viaggiando con la propria Fiat Panda quando la sua auto è stata tamponata violentemente da un Alfa 146 il cui conducente un giovane ventisenne rimasto miracolosamente illeso in quanto l'auto subito dopo si è incendiata a nulla sono serviti invece i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del servizio 118 che si sono portati sul posto. Praticamente l'uomo era già morto sul colpo. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei periti, ma sicuramente a terminare l'incidente è stata una svista dal conducente dell'Alfa Romeo che non ha notato la macchina che lo precedeva e l'eccessiva velocità poi ha fatto il resto. La città commossa ha partecipato ieri ai funerali di Boris. Chiuso dai vigili urbani un negozio completamente abusivo a Marsala, si trovava sulla via Dante Alighieri. Chiuso dai vigili urbani, un negozio completamente abusivo in via Dante Arighieri, Arias e la via Circonvallazione. Il negozio, che era aperto da qualche settimana, esponeva la merce sul marciapiedi ed è stato proprio in questa stranezza a spingere la polizia municipale a chiedere al gestore la relativa autorizzazione per l'esposizione in luogo pubblico della mercanzia. Non era concessione comunale per il suolo pubblico. Il titolare, di cui non sono state rese note in generalità, ha risposto di non essere in possesso. La sua posizione si è aggravata quando i vigili hanno chiesto l'esibizione della licenza commerciale per la vendita al dettaglio perché dovevano multarlo di circa 300 euro per esposizione e l'occupazione abusiva al marciapiede. L'uomo, no, purtroppo, non aveva neanche questa, non era in possesso di una licenza commerciale. Da qui il provvedimento di chiusura immediata dell'attività e la confisca di tutta la merce. L'uomo è stato, tra l'altro, segnalato all'autorità giudiziaria per inosservanza all'articolo 234 del codice penale, sono state altresì elevate tre multe: 3.000 euro per vendita abusiva, 200 euro circa per aver esposto la merce sull'area pubblica 100 euro circa per occupazione abusiva di suolo pubblico. La mercanzia, priva della documentazione di acquisto, è stata sottoposta a custodia cautelare da parte della Polizia Municipale, la quale dovrà controllarla per decidere se distruggerla o devolverla in beneficenza. I vigili urbani della squadra onoraria di Massala proseguiranno con i controlli in altri esercizi ritenuti sospetti, soprattutto fra quanti hanno aperto i batteri da poco allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno delle attività commerciali abusive. L'ultima pagina, e abbiamo quella della politica, che continua ancora a tenere banco in città in vista delle elezioni amministrative. Si è costituito ufficialmente il movimento politico regionale Insieme si può, varato da un centinaio di sostenitori, simpatizzanti e curiosi provenienti da ogni parte della Sicilia, che si sono ritrovati presso il palazzo comunale Nicosia. Presidente del movimento, per acclamazione. Dall'Assemblea è stato eletto il fondatore Alfio Di Costa che sarà coiuvato da un direttivo composto da 15 soci fondatori tra cui i Massaresi Aldo Sciacca e Paolo Maurizio Meo. Il movimento politico a carattere regionale si prefigge lo scopo di riformare la politica siciliana partendo dalle amministrazioni comunali. Il movimento presiederà infatti le liste in tutti quei comuni dove si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Aldo Sciacca e Paolo Maurizio Meo, soci fondatori e componenti del direttivo del nascente Movimento Insieme Si Può, stanno già lavorando attivamente per le amministrative di Marsala. All'appuntamento elettorale di maggio il Movimento parteciperà con un proprio candidato a sindaco ed una propria lista per il rinnovo del Consiglio comunale. Il movimento ha già avviato una prima consultazione fra l'elettorato per individuare una persona rappresentativa dai sani principi morali, ma soprattutto che ami questa città. La scelta non è facile, visto che il movimento intende trovare una persona che sia al di fuori dagli schieramenti politici, un uomo del popolo. Continuiamo con la politica, l'UDC e la lista della Federazione di Centro incontreranno il PD in vista delle elezioni amministrative. L'Udc e le liste della federazione di centro incontreranno il PD e non si sottrarranno al confronto con le forze politiche del territorio in vista delle ormai prossime elezioni di maggio, ciò è quanto emerso nel corso dell'incontro che il direttivo dell'Udc di Marsala ha tenuto ieri, alla presenza del segretario provinciale Lorenzo Cascio ed onorevole Mimmo Durano, capogruppo dell'Udici all'ARS. Nel documento si legge che il direttivo si è confrontato sulla situazione politica della città di Libertà ormai prossima alle elezioni ministeriali e la necessità di individuare al più presto il miglior candidato sindaco possibile. Il dibattito ha sottolineato l'importanza del percorso politico che il partito di Marsada ha intrapreso con la Costituzione insieme a Futuro per Massada, progettiamo Massala, Rinascita Massadese, Uniti si può nella Federazione Moderati che oggi rappresenta per la città di Marsada una reale alternativa per la costruzione di un percorso politico amministrativo. L'UDC, come concordato con la Federazione Moderati, non si sottrarrà comunque al concorso. Con le forze politiche al territorio, a partire con l'incontro bilaterale Federazione di Centro PD, che ne ha fatta espressa richiesta. Fin qui la coalizione mostra grande coerenza per quanto dichiarato precedentemente, anche se in tanti sospettano che questa sia la dimostrazione a quanto si vocifera ormai da giorni in città ovvero che l'Udc e la coalizione moderati si schiererà al fianco del PD, che sostiene la candidatura a sindaco del al dottor Alberto Di Gerolamo. Addirittura c'è chi sostiene che vi era un patto sotterraneo prima delle primarie. Ecco perché tra i tanti votanti, sempre secondo i e degli ambienti politici, vi sarebbero stati tanta gente vicina alla coalizione moderati. Notizia da prendere con le pinze, in quanto non hanno avuto un riscontro ufficiale, anzi dalla parte dell'Udc sono state sempre smentite. Noi ci limitiamo a diffondere perché la città se ne parla insistentemente. è bene che dire se sono rosse o se Sarà il tempo a dimostrare qual è la verità e i direttori a trarre le conclusioni prima di andare alle urne. Intanto monta la polemica in seno al PD a seguito delle decisioni di estendere la convergenza ad altre forze esterne. Il riferimento non è all'UDC quando è una delle forze che compone il quadro regionale, tantomeno è un riferimento alle liste civiche ma ad ipotesi che alcune forze Native del centro-destra si starebbero coalizzando con liste civiche per supportare la candidatura del dottor Di Girondomo. Questo sta comportando che, fra uh, quanti hanno puntato su questa elezione, vedendola come una. Uh, missione quasi pura del PD di portare avanti un progetto politico, adesso questo si rischia di scemare per la confluenza di altre forze politiche. E intanto giunge anche una precisazione da una intervista radiofonica di Girolamo che rischia di perdere le elezioni, a dirlo è Antonio Parrinello, ex deputato regionale esponente del Partito Democratico di Marsala, capo di gabinetto dell'Assessore Generale dell'Agricoltura a Careca e commissario straordinario a Denna. Il dottor Alberto Di Girolamo sbaglia impostazione politica, dice l'ex parlamentare ai microfoni di una radio privata. Fare a meno di pezzi importanti della coalizione è un errore gravissimo. Mi riferisco all'articolo 4 ma anche a Sicilia Democratica. L'atteggiamento di, di Girodomo non è in linea con ciò che accade nel resto della Sicilia. Rischia di favorire la nascita di coalizioni alternative. Parinello critica atteggiamento del candidato sindaco, estremamente duro nei confronti del governo governo regionale di Girolamo ha ah, mostrato molta ingratitudine. È vero che il governo regionale non ha fatto tutto ciò che era necessario per Marsala, ma va detto anche che l'istituzione regionale è in difficoltà. Il governo Crocetta sta facendo degli sforzi enormi e ciò va detto ai cittadini. Non avere la percezione della gravità dei problemi della Sicilia è un errore gravissimo. Era un'intervista che abbiamo rilevato da un'emittente radiofonica in cui l'ex parlamentare Prende un po' le distanze da Digironomo e lo invita a uh, rinsavirsi per portare avanti quello che è il progetto regionale del tavolo regionale degli accordi politici. Voltiamo pagina e passiamo adesso alla vita amministrativa di Marsala. Negli ultimi giorni è stata avviata la potatura e sono stati anche estrati alcuni alberi ammalati eh, da. Una malattia funginea. Questo ha suscitato le proteste da parte di molti cittadini, fra cui il consigliere Pino Carnese. Vediamo il servizio. La potatura degli alberi alle vie di Massala, ritenuta insensata e nefasta per la salute di stessi e per il movimento del patrimonio botanico della città, è al centro di un'interrogazione che il consigliere comunale Giuseppe Carnese ha rivolto al commissario straordinario Giovanni Bologna e per conoscenza al presidente del consiglio comunale Vincenzo Stuliano. Il consigliere comunale Forza Italia, nel evidenziare che avendo constatato lo scembio compiuto sugli alberi che limitano le vie urbane in ordine a sistemi di potatura e stanco di assistere ad un sistematico abbattimento degli alberi e mai a un successivo reimpianto, con conseguenza che quelle una volta erano non concrete, le piante sono diventate buche per la spazzatura o peggio ancora sono state riempite di cemento, chiede ai rappresentanti dell'amministrazione comunale ad intervenire per porre fine alla lenta e inesorabile cementificazione della città. Strade, unità abitative, edifici di varietà sono sorti dove prima c'era il verde. Ritengo indispensabile, scrive Carnese nella sua interrogazione, che la gestione del verde pubblico sia attribuita a persone del mestiere che programmino con competenza gli interventi sul verde al fine di migliorare la qualità e la quantità. È ora di dire basta a questi scempi che indignano tutti i cittadini, che non possono più sopportare che la propria città sia ulteriormente ferita e mutilata. E così si continua lentamente ma inesorabilmente a togliere verde e mettere cemento. Come sarebbe bello, conclude Carnese, poter passeggiare per le vie. Di nel centro di massala adorne lungo i marciapiedi di piante verdi per non parlare poi del beneficio effetto depurativo dello smog che le piante assorbono. È stato consegnato oggi il defibrillatore al gestore della piscina comunale di Marsala, il ruota dei club di Marsala presieduto dal dottor Riccardo Lembo conclude così la donazione degli apparecchi salvavita al comune ribetano. La cerimonia di consegna alla presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Zosturiano, del Presidente della Commissione Sport di Palazzo 7 aprile Antonio Putaggio e degli istruttori della stessa piscina comunale si è tenuta nella struttura di Via Dante Righieri alle 10.30. E voltiamo pagina, parliamo ancora una volta del volo, il gruppo musicale che ha vinto Sanremo, fra cui c'è il nostro concittadino Ignazio Boschetto, che sarà designato niente di meno che ambasciatore di Marsale al mondo. Vediamo la servizio. Ambasciatore di Marsale nel mondo, è questa l'investitura che riceverà Ignazio Boschetto, il giovane tenore marsalese che assieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno vinto la 65 edizione di Sanremo il prestigioso Festival della canzone italiana. Il riconoscimento al talento musicale sarà conferito dal Consiglio Comunale domani alle ore 17. Al termine Ignazio Boschetto sarà in piazza Loggia a Marsala per incontrare i suoi ammiratori e non saranno in pochi a riceverlo. Marsala è entusiasta per l'eccezionale affermazione di Ignazio Boschetto, vincitore con il volo della 65 edizione del Festival della canzone italiana. Non c'è posto dove non si parla di questo evento di cui tutti i marsalesi si sentono in parte compartecipi. In tanti si sono emozionati fino alle lacrime quando Carlo Conti ha decretato i vincitori del festival nella notte tra sabato e domenica. Ieri mattina a volersi congratulare con Boschetto sono stati due diversi telegrammi, il commissario straordinario Giovanni Bologna e il presidente del Consiglio Comunale Enzo Studiano. Entrambi fieri del successo di Ignazio Boschetto si congratulano per la vittoria e inoltre sostengono che Ignazio Boschetto, essendo figlio di questa terra, porterà in alto il nome alla città. Pure il gruppo consigliato del Partito Democratico di Marsala, con grande orgoglio, ha espresso le più grandi e sincere congratulazioni per i vincitori del più importante festival musicale italiano. Mario Rodriguez, Nicola Ficci e Denzo Russo scrivono, i tre ragazzi componenti della band del Volo rendono onore al nostro paese, manifestando il loro eccesso talento e una grande forza e volontà, affermandosi con grande successo nel difficile mondo della musica. Un particolare augurio va rivolto al nostro rappresentante Ignazio Boschetto, che a gran voce e fa risuonare nel mondo il nome della città di Marsala il vero grande e caloroso abbraccio dalla terra nativa comunque Ignazio Boschetto lo riceverà dalla cittadinanza domani pomeriggio subito dopo essere sceso dal palazzo del aprile dove verrà insegnato la non -efficienza. in piazza Loggia le telecamere di Hermes TV canale 629 del digitale terrestre seguirà l'evento per riportarlo in tv a quanti non avranno possibilità di unirsi alla grande festa ed eccoci giunti in chiusura è Carnevale, oggi martedì 17 ultima giornata del Carnevale a Petrosino si riprende questo pomeriggio alle ore 16 il servizio uno straordinario successo di pubblico ha caratterizzato le prime tre giornate del Carnevale di Petrosino. Migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia, superati di gran lunga, le più ampie prospettive, hanno invaso le strade cittadine a seguito dei carri allegorici dei gruppi mascherati. Questo pomeriggio il Carnevale continua con la mostra statica dei giganti di cartapesta che si contenderanno la vittoria finale dell'edizione 2015. L'Associazione Culturale Giovanile Juvenes. Presenta il carro, ma chi carnevale d'Egitto? l'associazione La Rinascita, il carro La Bella la Bestia, l'associazione Micael il carro Come mai a Vare, Rimino Tito tu, l'associazione Petrosinis con il carro Madagascar, il fuori concorso, il gruppo Musa con il carro I Figli dei Fiori. Si comincia questa sera per l'ultima e indimenticabile serata al Carnevale 2015 Petrosino alle 16 al quartiere in festa, in piazza della Repubblica con le maschere, la musica e l'animazione. Per i più piccoli il divertimento si sposta al palla dalle 16. 16.30 fino alle 20 e poi dalle 23 in poi per gli adulti in maschera per la musica e lo staff dance di RMC 101. Infine il carnevale ritornerà a Petrosino, vero il carnevalone, il sabato successivo con il Pala palacarnevale che tornerà a ospitare eh, gente in maschera e tanta tantissima gente che ha voglia di divertirsi e festeggiare l'ultima grande serata al carnevale. Ed eccoci giunti in chiusura di questo TG dedicato solo e esclusivamente alla città di Marsala e zone limitrofe. Io vi do appuntamento alle prossime edizioni, sempre su Hermes TV, canale 629 di Video Sicilia 2, eh, su cui operiamo da Marsala, dalla via Senute numero 31. A voi tutti, buon proseguimento con i nostri programmi.